atto finale di questa stagione sportiva del Trofeo Jack. C'è la Coppa dalle grandi orecchie che effettua il suo ingresso in campo. C'è uno scontro importantissimo, c'è il secondo classico di questa stagione. Valencia ed Inter si giocano la Coppa, la Champions League, il trofeo più importante di questa stagione del Trofeo Jack. Benvenuti a questo match importantissimo, benvenuti a Valencia Inter, sempre solo sulle telecamere di Videonola a farci compagnia al commento tecnico di questa sfida, Giorgio Lisio. Ciao Giando, ben ritrovati a tutti i nostri amici telespettatori e amici presenti in maniera assiepata qui al Centro Sportivo Maracanà. La sera, Giando, delle grandi occasioni, veramente un grande spettacolo questa sera, due finali. Iniziamo con la Champions, con il classico, ovvero la sfida dei gemelli ad Inolfi. L'Inter in campionato è riuscito a batterli, adesso vediamo il Valencia che tra l'altro soffre i big match, soffre le partite secche. Vediamo un poco questa partita che cosa ci riserverà, Giando. Stelle che cadono e giungono direttamente al Centro Sportivo Maracanà sul green di questa importantissima struttura. È la notte dei desideri, è la notte dove si sogna la Coppa dalle grandi orecchie. Da una parte Matteo Dinolfi alla ricerca della doppietta, dall'altra parte Marco a dare ancora più fascina, dare ancora più prestigio alla sua stagione, finora molto importante, ma manca il trofeo, manca una coppa, manca un premio, insomma, per questo importante sforzo stagionale profuso in tutti i tornei. Le motivazioni sono altissime, uno scontro mai come in questo caso fratricida. Ci sono tante chiavi di lettura di questo match. La storia del Trofeo Jack, Giando, passa anche da questa partita. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto in più di un'occasione, che il Trofeo Jack è nato appunto da questa oramai famosissima e storica rivalità. Matteo, che quest'anno ha vinto il campionato, proverà a vincere anche la Champions dopo aver fallito un altro grande appuntamento, ovvero quella della Jack Cup. L'Inter che si presenta a una finale di Champions dopo 5 anni, quindi affamata, assetata di vittoria, assetata di gloria. Abbiamo visto prima il cerchio che ha chiamato capitano Marco Dinolfi, giocatori dell'Inter estremamente concentrati, estremamente pronti a questa grande sfida. Se è vero che c'è una sfida e un organico sia da una parte che dall'altra, dalle grandi occasioni, il pubblico non è da meno assiepato qui nei dintorni della struttura a far sentire il suo calore. È veramente una sera dalle grandi emozioni e, diciamo, dai mille risultati aperti. Assolutamente sì, per quanto riguarda il lato tecnico non possiamo permetterci di fare previsioni, perché fare previsioni in questo match risulterebbe un'arma a doppio taglio. Ci godiamo questo grande spettacolo, questo grande esempio di sport, mentre per quanto riguarda il pubblico presente, una grande cornice per una grande serata, Giando. Doppia designazione arbitrale, c'è il signor Caruso da una parte, dall'altra invece c'è il signor Salvatore Falco, collaboratore e assistente, come al solito, il fedelissimo Iossa. Buon Jack a tutti, è iniziata la finale. Primo possesso dell'Inter con i nerazzurri che manovrano attraverso Percerella per Esposito. Buono il passaggio, diciamo, questo scambio sulla fascia, tuttavia si allunga troppo la sfera. Il numero 10, la palla termina fuori. Campetiello per Iovino, spalla alla porta, non va. L'Inter continua a portare avanti palla con Angeletti. Peccerella, non va bene la triangolazione, mannaggia. Campetiello se la porta sul sinistro, il tiro non va, anzi prova il suggerimento a testa, ma può ripartire l'Inter in contropiede con Angeletti. Semina un avversario, c'entra la traversa. Terrificante l'azione del numero 12, che per poco non porta al vantaggio dell'Inter. Una grandissima, mentre qui attenzione testa da lontanissimo, ha provato con un tiro di tutta potenza, ha scheggiato la base del palo, mentre nell'azione precedente l'Inter ha colpito un legno con Angeletti tutto da solo, si è accentrato col destro, ha disegnato una bella parabola interessante che appunto è terminata la sua corsa all'incrocio. Sabatino Russo si propone in modo molto interessante in avanti, piuttosto che tirare prova il suggerimento per Esposito, ribatte Peluso, ancora Russo se la porta sul destro, ci pensa, traccheggia, sempre affrontato da Peluso, la scaglia addosso all'avversario, guadagna il massimo che può, sia una rimessa laterale, Peccerella, serve Russo, spalla alla porta il numero 2, buono il suggerimento per Angeletti, palla ad Esposito, Esposito siede a terra, Maccaro, ed è 1-0 vantaggio dell'Inter.
Una grande partenza quella dell'Inter, si è vista decisamente a grandi ritmi, ad alta velocità. Qui Pepe Esposito ha lavorato un gran pallone, è rimasto freddo nel momento clou, ha messo a sedere Giovanni Maccaro, che non è l'ultimo arrivato, chiedo scusa. Con eleganza ha messo dentro per il vantaggio Inter, che Giando, permettimi, dal punto di vista del morale, può far sicuramente bene ai nerazzurri. Mancano calcettisti importanti sia da una parte che dall'altra, ma qui Testa estrae il coniglio dal cilindro, 1-1, una folgorea a ciel sereno questa del numero 10, veramente una giocata da grande campione. La risposta del Valencia immediata sul primo possesso dopo appunto lo svantaggio. Pasquale Testa ha fatto leva sulle sue caratteristiche, ovvero l'eludere l'avversario, spalle alla porta, si è messo il pallone sul piede preferito, il destro, ha cercato un angolo davvero complicato, l'ha trovato con l'aiuto del palo, e poi infatti il pallone ha baciato la base del palo e si è depositato in gol. Dicevamo, assenze notevoli da una parte e dall'altra, ma c'è un'intensità tale in questo match che non c'è tempo per pensare agli assenti, soprattutto non c'è tempo per concedersi un attimo di riflessione. Azioni interessanti da una parte e dall'altra. Vedi come adesso è Pepe Esposito che cerca di gestire questo pallone, rimessa per l'Inter, ma la chiave tattica di questo match, secondo me, Giando, dal punto di vista anche psicofisico, è riuscire a mantenere una certa lucidità, una certa calma nei momenti importanti. Adesso l'Inter deve gestire questa partita, subito il gol, la partita ancora in pareggio, quindi. Pecerella, qui un corridoio interessante per Esposito, che concede sempre dei movimenti molto molto interessanti, ossia gioca a spalla alla porta e poi riesce a distribuire palla una volta a destra, una volta a sinistra. Sono sempre molto presenti gli esterni dell'Inter, mentre qui Testa solo contro Russo riesce a vincere questo scontro. Il difensore dell'Inter, dicevamo, Esposito, un pivot preziosissimo, effettua un gioco che pochi altri attaccanti riescono a fare in questo campo. Assolutamente sì, Giando, anche non in questo, mentre qui c'è un fallo, la stazza glielo concede, un po' come Pasquale Testa, all'esterno può sembrare che la stazza lo penalizzi, ma è sorprendentemente agile, palla tra i piedi, controllo con la suola, elegante, e a differenza di Mazzocchi fa tutto un altro tipo di gioco. Mazzocchi magari ti garantisce quella che è una superiorità con l'abilità tecnica, mentre Pepe Esposito fondamentale nello smistare alle fasce nelle varie occasioni offensive. Intanto possesso su calcio piazzato, gettata alle ortiche da parte dell'Inter. In precedenza Pecerella, gran visione di gioco, ha offerto un pallone molto interessante, ma si è sviluppato solo un calcio d'angolo. Intanto Testa, spalla alla porta, prova con l'interno piede, col tacco, ad illuminare il gioco, ma guadagna una rimessa laterale. Jovino, lento pede, si avvia verso il centro dell'area, marcato da Angeletti, ma attenzione Campetiello, è tutto solo, ripiega Esposito, palla che termina proprio a Campetiello, ma si può innescare il contropiede dell'Inter con Pecerella, che non fa zoletto, va via al diretto, marcature, prova il tiro, ma c'è il recupero di Campetiello, ma Angeletti è presente all'appuntamento per il 2-1. Angeletti decisivo in questa azione, ha ben figurato Pecerella sull'auto di destra che ha superato Campetiello in un se l'è bevuto in un fazzoletto elegante. Poi il ritorno di Campetiello è stato altrettanto elegante, ma sfortunato, il pallone appunto è proseguito verso la posizione di Angeletti, che col destro di prima intenzione l'ha ribattuta in rete. Sulle panchine da una parte c'è capitan Matteo Adinolfi e Cappuccio, dall'altra c'è capitan Marco Adinolfi, molto intenzione, molto pensieroso, c'è Carmine Caccavale, c'è anche Gonippo, che può rappresentare un interessante rincalzo ai cinque titolari. Sì, questo è un tema, Giando, potrebbe essere una chiave di questo match. Gonippo non lo scopriamo oggi sicuramente, è un giocatore dotato di grande qualità, grande quantità anche. Si fa vedere in campo, presenza costante, può dare una mano laddove un calcettista adesso impegnato possa presentare dei cali fisici. Gonippo può giocare un po' ovunque, ma in posizione offensiva magari al posto di Pepe Esposito potrebbe dare il massimo. Intanto calcio di punizione, Russo, la battuta bassa, cioè l'opposizione di Peluso, arriva una rimessa laterale, il numero 2 la batte a favore di Pecerella.
Ottimo lo scambio fra Esposito e Pecerella, che a sua volta innesca Russo, un po' lunga la palla, ma dei sincronismi quasi perfetti da parte dell'Inter anche in questa azione. Sì, Russo era già andato, si era involato verso quello spazio che stava cercando di creare il numero 10 Pecerella con il sinistro, il pallone però largamente sul fondo, l'idea era buona però. Intanto sontuoso stop di Pasquale Testa, spalla alla porta contro Russo, arriva il raddoppio di Esposito, preziosissimo questo rincalzo da parte del numero... da parte del numero 12, sì, nonostante la numerazione sia un po' mimetizzata. Russo, ancora Esposito per Pecerella, a memoria questo scambio. Pecerella libera il sinistro al tiro, Esposito la calcia lontano dallo specchio di porta. Maccaro per Testa. Solito leitmotiv di questa partita, spalla alla porta, il raddoppio, può ripartire l'Inter, 4 contro 2, anzi 3 contro 2, Esposito, la palla resta nel piede nonostante la prova, il suggerimento, danza sul pallone, viene ipnotizzato da Maccaro, calcio d'angolo, Pecerella per, anzi Russo per Pecerella ed arriva la buona parata di Maccaro, calcio d'angolo nuovamente. Palla lunghissima che non riesce ad essere trattenuta in campo da parte di Pecerella. Rimessa laterale con Jovino per Maccaro, Maccaro a sua volta Campetiello per Testa. Sfugge alle trame difensive Campetiello, ma guadagna la rimessa laterale l'Inter. Pecerella per Esposito. Palla un po' raffazzonata in questo caso, ma anche stavolta uno scambio molto molto interessante. Un centimetro più vicino questo pallone poteva andare nella porta Pecerella. È stato bravo a cercare quello scambio e a cercare quella profondità, un Pepe Esposito che non ha fornito il giusto passaggio, ma Pecerella che si è inserito con i giusti tempi. Proprio Pecerella fa partire l'azione dalla difesa, stavolta Esposito contro Peluso, il movimento di Angeletti, passaggio che non si concretizza, può ripartire il Valencia con il killer Jovino che a sua volta prova a servire compagno di squadra, l'amico di una vita, Pasquale Testa, palla che termina in rimessa laterale. Testa per Jovino, spalla alla porta, il numero 9, la conclusione termina in calcio d'angolo per una deviazione di Pecerella. Fulminio, il numero 9 nel suo movimento. E qui troppo superficiale Testa, fa passare i 4 secondi, c'è cambio battuta e quindi rimessa dal fondo adesso. Angeletti sulla fascia, sembra una Ferrari sull'autostrada, brucia la fascia Angeletti, per Campetiello ci sono non pochi grattacapi stasera. Grande gamba questa sera per Angeletti, Campetiello, mentre qui Pasquale Testa ha trovato un'azione fotocopia sul gol, questa volta un pelo larga la sua conclusione, ritornando ad Angeletti questa sera, grande gamba, un Inter che sembra estremamente rodata, estremamente in partita, concentratissima, forse adesso Esposito sta commettendo dei piccoli errori di misura, pare un attimino scarico il pivot dell'Inter, ma tutto sommato una prestazione, quella dei nerazzurri, ampiamente al di sopra della sufficienza per ora. Campetiello prova ad alimentare a favore di Jovino, non riesce nel suo intento, quindi Russo per Pecerella. Angeletti centralmente se la porta sul sinistro, di nuovo sul destro, serve Russo, tutto solo, la conclusione parata da Maccaro, ancora Angeletti per Russo, il tiro di giustezza trova Maccaro ben presente, costretto agli straordinari stasera il portiere del Valencia, uno dei meno battuti del campionato, ed intanto arriva il cambio con Testa che esce per rifiatare, subentra in campo Cappuccio, un calcettista che può fare la differenza, purtroppo quest'anno non si è espresso al meglio, vedremo se in finale riuscirà ad apporre la sua firma. Agisce in fase difensiva il numero 5,
si chiude con un tipico 3-1 la compagine spagnola. Esposito proprio marcato da Capuccio che morde sulle caviglie, adesso esce in marcatura sul russo. Peluso contro Angeletti, alimenta per Russo che perde la palla nello scontro con Campetiello, Maccaro, Capuccio per Campetiello, può provare a portare avanti la sfera ancora per il Brevilinio che becca un calcione. Ovviamente si trattava di vantaggio, in certi casi alcuni atteggiamenti da parte dei calcettisti potrebbero essere evitati. Eh beh, questo è chiaro Giando, non è facile per i calcettisti sulla panchina lanciare degli urlacci quando ci sono dei presunti falli a favore. Gli arbitri sono lì per questo, un trittico niente male, anche se ci è giunta voce che il signor Caruso si coadiuvi da solo. Questo lo scopriremo mentre testa. Conclusione potentissima bloccata da Russo. Intanto proprio Esposito si è accomodato in panchina per rifiatare, è entrato con Ippo, un Giorgio Lisio profetico in questa occasione. Guarda Giando, io quest'anno ho avuto il piacere di seguire il Casamarciano, Gonippo è stato uno dei migliori giocatori, se non il migliore giocatore di questa squadra, rivelazione del campionato di prima categoria, agito da, diciamo, falso 9, trequartista avanzato, mentre qui è sgusciato Ivan Capuccio. Voglio chiudere su Gonippo, dato che, data la sua esperienza nel calcio 11, era abbastanza ipotizzabile appunto, mentre qui proprio lui subito in mostra, era abbastanza ipotizzabile appunto un suo impiego da pivot. Intanto Russo qui spreca un'occasione solare, in precedenza Gonippo, ottima girata verso lo specchio di porta nonostante la coordinazione un po' precaria e soprattutto la mancanza di punti di riferimento, era totalmente girato, non ha visto la porta, l'ha sentita come si suol dire in gergo. Vedremo come svilupperà le sue giocate Gonippo. Intanto Russo prova a giocare la palla, l'Inter rischiando non poco, Campetiello, Russo in opposizione, Capuccio nuovamente per Campetiello, Iovino se la porta sul destro, conclude ancora palla che resta fra i piedi di Iovino, scusate, meritava qualcosa in più il Valencia in questa doppia occasione. Sì, adesso il Valencia sta cercando di sfruttare quelle che sono le defianze dell'Inter. L'Inter è decisamente calata rispetto ai primissimi minuti di questa bella sfida finora, deve cercare di concretizzare, altrimenti c'è il rischio di rimanere con l'amaro in bocca. Campetiello fortunato in un paio di rimpalli, qui Gonippo in marcatura su Peluso, il numero 8 morde l'avversario ma non riesce a guadagnare la rimessa laterale, c'è un conciliabolo fra i due, palla tuttavia spagnola, possesso di appannaggio del Valencia con Capuccio che prova a portarsi un paio di avversari, termina a terra, non vengono ravvisati in regolarità, termina a terra anche Iovino e c'è un calcio di punizione. Caruso non le manda a dire. Inflessibile, uno stile estremamente sportico, apprezzabile, ma anche apprezzabile Giando, quello di Caruso che effettivamente non si lascia scappare la mosca al naso, intransigente sui vari atteggiamenti che vanno al di là della mera partita di calcetto, ad esempio vedi urlacci o schiamazzi vari, bene così. Sono partite dove c'è bisogno di polso, mentre ancora Inter a portare avanti palla con Gonippo che becca un calcione da parte di Peluso, un fischio che non accontenta nessuno, ma a noi sembra giusto e legittimo questa chiamata arbitrale di Falco. Sì, diciamo che si sente anche la botta, quindi ci fidiamo.
Curioso notare anche la divisione in campo dei due arbitri, che piuttosto che dividere il campo tracciando una linea orizzontale come la linea di centrocampo ad esempio, dividono il campo in una linea verticale, quindi ci sono delle chiamate molto interessanti da una parte e dall'altra. Vedremo se si confermerà anche nella ripresa una performance finora di qualità da parte dei due arbitri. E intanto un po' di confusione con un gesto, diciamo, d'esperienza da parte dei calcettisti del Valencia. Non viene sanzionato con l'ammonizione Gonippo, che era in opposizione su questa rimessa laterale. Intanto un bruttissimo controllo da parte di Iovino. Questo non è un controllo da finale, ed infatti arriva il time out da parte dell'Inter con Caccavale e Mazzocchi che strigliano i propri calcettisti. E ne ha ben d'onde, in quanto l'Inter, lo ripeto, pare essere calata, non riesce a mantenere quello che è stato il ritmo infernale dei primi minuti della schermaglia. Dall'altra faccia della medaglia c'è il Valencia che piano piano, quasi in maniera timida, cerca spiragli, cerca manovre offensive degne di nota per raggiungere il pareggio che, arrivato a questo punto del match, meriterebbe la squadra spagnola. Una partita ancora lunghissima, ricordiamo il punteggio finora, vantaggio dell'Inter 2-1, mentre a breve si dovrebbe riprendere con il calcio giocato qui dal centro sportivo Maracanà, finale di Champions League fra Valencia ed Inter, scontro tra titani, scontro tra fratelli, capitani di ambo le formazioni, Matteo Adinolfi e Marco Adinolfi. Arriva il fischio arbitrale per segnalare ai calcettisti che è tempo di ritornare sul terreno di gioco. Guadagnano lentamente le posizioni i tesserati da parte del Valencia e dell'Inter, mentre giunge in panchina anche Raffaele Guarente, presidente del FU Bayern Monaco, del FU glorioso Bayern Monaco. L'anno scorso, proprio in occasione della premiazione finale, promise il suo apporto al Valencia, tuttavia durante la stagione non si è visto, solo adesso arriva in panchina. Cappuccio manda un paio d'avversari in defiance, non riesce a completare il suo colpo di tacco. Qui Cappuccio contro Angeletti, un uno contro uno interessante, ma arriva un bruttissimo passaggio di Cappuccio, può ripartire il collettivo nerazzurro, ma Peccerella spreca malamente la palla, scheggia il palo, più sfortuna che imprecisione da parte del numero 10 nerazzurro. E beh, hai detto tutto tu, Giando, in quanto Peccerella ci ha creduto nel regalo di Ivan Cappuccio, in vena natalizia il numero 5 del Valencia, che ha cercato di servire il compagno con un passaggio troppo moscio, concedimi il termine, mentre qua scontro non adatto ai deboli di cuori, Peluso a terra. Il fischio pronto del signor Caruso per ritornare all'occasione persa dell'Inter. Peccerella ci ha creduto, ha scagliato col destro un tiro abbastanza preciso, pallone però che accarezza il palo, e anzi colpisce il palo e va sul fondo, per la delusione di tutto il popolo interista qui accorso al centro sportivo Maracanã. Qui un contrasto, un calcio di punizione per il Valencia, legittimo, ma ci sembra anche giusto la scelta di non ammonire Gonippo, in quanto è uscito in marcatura, contrasto durissimo, non c'è piede a martello, non c'è gioco violento, semplicemente chi non ci mette la gamba non gioca alle finali. Perfetta chiosa, Giando, per quanto riguarda questa specifica situazione. Adesso Peluso che prontamente si rialza, serve a testa, la conclusione è sul fondo alla destra di Prisco, che adesso si appresta a lanciare, a servire Russo. Un Valencia che, ti ripeto, Giando, sta cercando di uscire alla bene meglio, ma l'Inter adesso pare più quadrata.
Russo poteva provare almeno 3-4 cose differenti. Qui ha provato la cosa più difficile, nonché più sbagliato, ossia il tiro da su terra sul secondo palo. Molto molto complicato, la palla esce fuori. Ma ancora Cappuccio che regala palla agli avversari. Angeletti per Pecerella. Si apre la difesa. Gonippo prova la conclusione. Gonfia la rete, ma la parte errata, ossia l'esterno. Suggerimento di Maccaro per Testa. Ancora Testa. Solito gioco di fisicità. Qui proteste immotivate. Angeletti parte in contropiede. Cavallo pazzo sulla fascia. Pelusa il suo bel da fare. Qui palla in movimento. Arriva il cambio di battuta. Si scaldano gli animi. E pensare, Giorgio, che è solo il primo tempo. Cosa ci riserverà questa finale? Vedete, attenzione, qua palla conquistata Inter. Sì, un 1-2 fantascientifico, posizione nonché metratura quadrata a disposizione ridotta. E la palla esce dal campo. Qui Tessa il suo bel da fare, amministra la sfera, serve per Campetiello che se la porta fuori, quasi. Palla sul fondo, può ripartire l'Inter. Angeletti, la conclusione, manda in fuori gioco tutti gli avversari per il 3-1. Gianno, una fantastica segnatura di Daniele Angeletti, veramente un grandissimo gol. Ha seminato il panico pur non toccando il pallone. Dalla sinistra è partito, si è accentrato verso il piede favorito, ovvero il destro. Con questa finta di corpo ha decisamente ubriacato la difesa del Valencia, che nel campionato faceva tremare tutti solamente a sentirla nominare. Ma poi il pezzo forte è decisamente il tiro, una parabola perfetta, un arcobaleno partito appunto dal destro del numero 12 nerazzurro, che consente il 3-1 per l'Inter. Diciamo che i bookmaker quotano altissimo il termine della partita da parte di Testa, infatti cartellino giallo, in quanto si sta abbandonando in futili proteste. L'Inter sta operando bene sul numero 10 avversario, raddoppi puntuali, interventi precisi sul pallone, ma soprattutto la chiave tattica dell'Inter sono delle ripartenze fulmine. Neanche il tempo di guadagnare palla, subito raggiungono la metà campo avversaria, cosa che sta mancando al Valencia in questa fase del match. I brevilini dell'Inter, i giocatori abili al possesso, sono la chiave per questa squadra, a differenza del Valencia che si affida ai panzer come Testa e Bomber Jovino, che hanno decisamente qualche difficoltà a cercare di perforare Prisco, mentre qui un errore di valutazione di Angeletti. Forse il primo errore del suo match. Intanto Campetiello è solo, prova la conclusione, Prisco come può alimenta per Esposito, rimessa laterale del Valencia, fa salire la tensione mentale. Campetiello per Testa, spalla alla porta il numero 10, ancora spalla alla porta, può ripartire l'Inter. Suona la carica Angeletti, Peluso costretto a fermare con un placcaggio l'avversario. Intanto Testa è inferocito in panchina. Matteo Dinolfi, il capitano, il suo bel da fare per cercare di calmare il suo calcettista, addirittura mani addosso da parte di Pasquale Testa a Matteo Dinolfi. Diciamo che sarebbe l'ideale darsi una calmata. È un Testa imbufalito, ma che deve cercare di convogliare questa forza, questa tensione nella giusta maniera. Deve concentrarsi, deve cercare di gonfiare la rete. Ci è riuscito già con uno splendido gol. Ha sicuramente i mezzi per poter fare meglio. Forse, e dico forse, la marcatura di Sabatino Russo lo sta infastidendo, ma sono due grandi giocatori che si mettono a confronto. Intanto un outfit estivo a dir poco per Jovino. Ed arriva il duplice fischio arbitrale, Inter 3, Valencia 1. La partita ovviamente a dir poco aperta, ma questo risultato lancia un messaggio importante.
citando i bookmaker, Giando in questo momento la favorita è l'Inter, visti i due gol di vantaggio, visto anche quello che è stato fatto nel primo tempo, un Inter brava ad approfittare degli errori del Valencia e cinica quando si tratta di gestire il pallone, fredda, anche se avrebbe potuto fare qualcosa in più, vedi i due legni colpiti proprio dai giocatori migliori, stiamo parlando di Peccerella e Angeletti, mentre il Valencia, che è rimasto un po' a dormire, è rimasto un po' in letargo nei primi minuti, ha fatto fare all'Inter, forse questa scelta potrebbe penalizzarli, ma la squadra spagnola sta uscendo negli ultimi minuti, forse anche in maniera troppo nervosa. Il consiglio che posso dare ai ragazzi in maglia bianca è quella di convogliare appunto queste energie nella migliore maniera possibile. Solo 25 minuti per sapere chi alzerà la coppa dalle grandi orecchie al cielo. Inter 3, Valencia 1, in attesa del secondo tempo dell'atto conclusivo di questa stagione del trofeo Jack. Linea alla regia.